Francia, pensate, da Poggio Renatico, dove c'è un importante comando aereo, non solo italiano, ma NATO, è partito un convoglio che ha costituito, naturalmente high tech, convoglio con le massime tecnologie, è andato in Lettonia e lì ha costituito un comando aereo avanzato e sta facendo prove di guerra dove? Ai confini con la Russia. Ora, parliamo chiaro, io non voglio essere catastrofista, ma qui si ritorna all'epoca di Comiso, in cui c'erano missili statunitensi puntati sull'Unione Sovietica e viceversa, missili sovietici puntati su di noi. Ma proseguendo di questo passo, si pensa che non ci sia un missile nucleare puntato sul Ken Darby? Lo sapete che una bomba da un megaton, chiamiamola media oggi, se picchia su Ken Darby, e praticamente trasforma in deserto radioattivo tutta l'area di Pisa e di Livorno, va bene, tanto per capire. E se un aereo viene a bombardare, non siamo più nel 43, come dicevo, qui siamo con un aereo, con bombe non nucleari, che arriva, fate conto, all'altezza tra l'Elba, poco, più o meno sull'Elba, sgancia le bombe planano e ci arrivano sulla testa. Noi non lo vediamo l'aereo. Bene, ulteriore notizia oggi, 4 novembre, perché ricordiamo anche noi che c'è oggi il 4 novembre, è stato esaltato il ruolo delle forze armate ormai che sono in mezzo mondo nelle loro missioni di guerra, tanto che paghiamo noi, per alimentare quarte guerre, non certo la nostra sicurezza. Ora è giunta la notizia, era poco prima che venissi fuori, qui c'è una notizia sull'ANSA, gli Stati Uniti hanno accettato di armare due dei nostri droni Predator, i predatori, perché noi abbiamo comprato, noi, con i nostri soldi, quindi abbiamo comprato noi, due predatori, quelli famigerati che vanno a fare stragi guidati a 10.000 km di distanza, perché questa oggi è la tecnologia, vanno a fare stragi in Afghanistan, in Pakistan e altrove. E l'Italia se li è comprati, finora volavano non armati e ora sono armati. Cosa vuol dire? Che hanno a bordo missili Hellfire, attenti ai nomi perché sono suggestivi, il fuoco dell'inferno, no? Hellfire, che quando vengono sganciati poi hanno varie testate esplosive che sono a frammentazione, termobariche per esempio, ottime le testate termobariche. Facciamo che arrivi una testata termobarica qui, sapete come moriamo? Praticamente perché ci crea il vuoto d'aria, semplicissimo, no? Siamo senza aria, e ci sgonfiamo, va bene? Parliamo di armi vere, non parliamo della fiction. Purtroppo a Lucca Comics, sai, c'è i fumetti a Lucca, con un'affluenza media di 80-100.000 al giorno, hanno dovuto fare il tetto, 80.000 perché stravordavano, ci arrivano 100.000. C'era l'esercito italiano a reclutare i giovani per la ferma prolungata e davanti al teatro del Giglio, se qualcuno conosce Lucca l'avrà presente, c'erano due mezzi corazzati dell'esercito italiano, un lince e un puma, famigerati per i rastrellamenti fatti in Afghanistan, in Iraq, eccetera, e tanti giovani, a farsi selfie con i parati della fotografia. Farsi fotografare sul carro armato, magari con il vestito di Star Wars, no? Questa è la realtà. Allora noi facciamo passi avanti, lottiamo, d'accordo, ma non perdiamo le misure. Qui abbiamo una sala abbastanza piena per Pisa, direi notevolmente piena per Pisa. A Napoli hanno fatto una manifestazione con l'appello di Amez e Guerrilla. Abbiamo fatto in Sardegna ora, che hanno sulla pelle le ricadute radioattive chimiche dei poligoni, avete visto ci sono stati non scontri, sono state battute da parte della polizia su manifestanti pacifici, quindi non è che tutto sta fermo, qualcosa si muove, ma la sproporzione di forze è tremenda. Se non nasce la coscienza che quello di cui parliamo ci interessa nel profondo in tutti gli aspetti, che non parliamo solo di qualcosa che riguarda una sfera pace, guerra, eccetera, ma parliamo del nostro destino, ma anche della nostra società, della possibilità per un giovane di trovare lavoro,
eccetera, è tutto legato in un unico, in un'unica realtà. Non parliamo di una realtà fuori, eppure di fronte a questo, c'è una sproporzione paurosa di forze. Noi continuiamo. E voglio terminare con qualcosa che ci fa riflettere, guarda, di Alex. Una delle testimonianze di Alex che più mi hanno colpito, e vi voglio, non ho tempo di leggerla tutta, vi leggo due o tre frasi e finiamo, è quella che lui inviò da Corogoccio, ed è tremenda, perché specie agli occhi oggi, vi ricordate la foto del bambino turco, del bambino sulla spiaggia turca, il bambino siriano sulla spiaggia turca morto, tremendo. Ma quanti bambini muoiono per la guerra, non la guerra nel momento in cui viene combattuta, ma ne muoiono tanti. Guardate a Gaza, l'operazione Piombo Fuso, quella della Palestina, tremendo. Ma i bambini che muoiono invece silenziosamente, perché nessuno li registra. Qui c'è un insegnante di geografia. Ebbene, io lavoro anche nel campo della geografia, ci sono delle conoscenze oggi diffuse nel campo geografico, perché per esempio quando si va a studiare la demografia le cifre sono tutte relative, perché milioni di bambini non vengono semplicemente registrati, cioè non esistono, quindi se muoiono non vanno nemmeno a finire sulle statistiche dei bimbi morti, i bimbi sconosciuti, i bimbi che non vediamo. Stiamo attenti a muoverci solo su ciò che vediamo, siamo attenti a muoverci con l'idea che esiste solo ciò che si vede e non esista ciò che non si vede. Stiamo attenti a questi concetti, stiamo attenti a chi va coi piedi scalzi, e c'è la maggioranza di quelli che hanno fatto le marce a piedi scalzi è gente in buona fede che ha reagito emotivamente a queste immagini di guerra, ma stiamo attenti che tra quei piedi scalzi c'erano parecchi che giornalisti, uomini politici, altri, che al momento della guerra calzavano gli scarponi militari, sono quelli che hanno voluto la guerra contro la Libia, e demolendo interi paesi, ora abbiamo le ondate, i drammi di ritorno, e tutto questo era prevedibile, e probabilmente si voleva. Allora ricordiamo con le frasi, due o tre frasi di Alex e i bambini, quando lui dice: due volti che non dimenticherò mai, quelli di Kasui, una bimba di 7 anni, e Chimeo, ti ricordi? Io l'ho messo in un libro di geografia umana. Il fratellino di Chimeo, il fratellino di Pablo, due bimbi nati e vissuti a Corogoccio, una spaventosa baraccopoli di Nairobi, lussureggiante capitale del Kenya, dove sono ammassati 100.000 abitanti, una delle tante bidonville che come corona di spine circondano questa splendida città coloniale immersa nei fiori e nel verde. Le baraccopoli di Nairobi sono tra le peggiori, luoghi di sofferenza, violenza e sfruttamento. I bambini sono i primi a pagarne le conseguenze, come il Kasui, come il Chimeo, due splendidi bimbi di mamma Minò, una donna dolce e tenera, una vita la sua spesa nel giro della prostituzione per poter sopravvivere. Poi l'anno scorso il verdetto medico, l'AIDS. Condividemmo con lei e i bimbi la nostra cena di Natale, polenta e pesciolini pochi e piccoli. Fu l'ultima cena. Poco dopo mamma Minò moriva, lasciando i due bimbi nelle mani della figlia più grande, Dinda, di soli 14 anni, pure lei minata dall'AIDS. Lo scorso marzo anche Dinda venne spazzata via dal terribile morto, e quindi i fratellini restano soli. Ultima descrizione. Un giorno Kasui, cioè la sorella maggiore, tenendo stretto per mano il fratellino Chimeo, si portò sul ciglio del dirupo che sovrasta il grande acquitrino che separa Corogoccio dalla discarica di Nairobi, per il gesto suicida. Kasui tentava di lanciarsi nel fuoco con Chimeo, che però tentava di dissuadere la sorellina. Una donna di passaggio li vide e me li portò in casa. Tentai inutilmente di parlare con i due bimbi, si erano chiusi a riccio. Tentavo di sfruttare quei volti innocenti per capire, ma cosa c'è, mi domandavo, di così demoniaco a Corogoccio da portare due innocenti che si aprono la vita al suicidio? Che cosa c'è di così demoniaco in questo mondo?
cosiddetto civile da sacrificare al Moloch del denaro, del mercato di armi. Che cosa c'è di così demoniaco in un sistema, quello in cui viviamo, che sacrifica al Moloch del denaro e della guerra milioni di bambini? Grazie, grazie Alex e Sofia. A Pisa, ma per me davvero non riesco più a spostarmi da Napoli, è una situazione molto molto difficile, perché sto dicendo di no un po' a tutti gli inviti che vengono dal nord, per stare un po' con la gente su Napoli e vedere quello che si può fare. La situazione non è facile. Oggi sono qui per i Combognani per un incontro nazionale nostro, ho dovuto partecipare, per cui ho accettato di essere qui. Io volevo prima di tutto ringraziare davvero il nostro amico qui, al quale devo moltissimo delle mie informazioni sulle armi. Io non sono un esperto di armi, anche se è stato un campo su cui sono battuto molto, ma certamente molte delle informazioni partite da lui, dal sito, eccetera. Grazie davvero, perché dobbiamo a Manlio Di Lucci tantissime delle informazioni sulle armi che purtroppo non girano nei massi media né in televisione. Purtroppo dico, la gente non le conosce. E davvero questo mi fa male, boia, perché abbiamo a che fare con tanta gente che oggi queste cose non le sa. E penso che sia importante una serata per questo come questa, quindi grazie a Maglio, grazie anche per voi. E grazie anche per questo ricordo di Cassui, che davvero ancora quando risento e rileggo queste cose, ma ce le ho nel cuore. Davvero sto in male boia, perché ti viene tanta di quella rabbia dentro, rabbia contro tutto e contro tutti, e capite anche il perché. Dopo questo grazie permettetemi alcuni passaggi. Prima di tutto io vi vorrei chiedere un po' di coerenza. Queste bottiglie, come la San Benedetto, non ci devono essere in un'assemblea. Guardate che se non c'è coerenza su queste cose, stiamo qui parlando inutilmente di problemi, di chissà quali problemi, sono cose che possiamo concretamente fare. Se voi pensate che l'anno scorso abbiamo prodotto in Italia 13 miliardi di bottiglie di plastica, 13 miliardi, pari a 300.000 tonnellate di PET, capite il problema? Mentre abbiamo l'acqua più buona che esista al mondo, l'acqua naturale. E seconda domanda, altrettanto grave, cosa avete fatto della vostra acqua voi pisani? Dopo il referendum vinto 4 anni fa, è un silenzio mortale che mi fa un male cuore da parte della Toscana. Quando è che comincerete a tradurre il referendum concretamente, forzando i vostri politici
ad applicarle. Tocca a voi, nessuno verrà nell'Italia, non sarà nessun messia per la seconda cosa introduttiva, permettetemi di nuovo un appello sincero, perché davvero fate di tutto anche su Pisa per mettervi insieme. Io, una delle cose che mi fa male in questo paese è vedere tutto il movimento della pace frantumato in mille rivoli, ognuno per sé, ognuno. A questa maniera siamo già quattro gatti, ma non otteniamo assolutamente nulla. Io vorrei che da questa sera, voglio una buona notizia almeno, che a Pisa finalmente si è formato un'unica rete che porta avanti queste istanze, oltrepassando a problemi. L'ho fatto a Napoli, ma se è possibile a Napoli, beh, è possibile che a Pisa lo potete fare. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo invitato tutti, all'inizio è stato durissimo perché le posizioni sono, penso che tu eri presente, sono molto, eppure siamo riusciti a fare una cosa che a Napoli non pensavo che saremmo riusciti a dire di 7.000 persone, perché non c'è assolutamente da parte del popolo napoletano una coscienza a questo livello. Ma si può fare, quindi la preghiera insistente di una rete su Pisa, con la situazione che vi ho appena descritto, gravissima, entro cui voi vivete, non potete far finta che vivete in chissà quale luogo, siete a Pisa con Camp Derby, con l'importanza che tutto questo ha, guardate che è fondamentale. Qua, terza cosa, a Napoli siamo riusciti a realizzare il porto. Il sindaco l'ha fatto, è chiaro che questo il problema è governativo adesso, non è solo Napoli, guardate, ma è mai impossibile che un sottomarino atomico non entra in nessun porto civile americano, perché deve entrare in un porto civile italiano. Capite un po' che razza di... Allora quanto diventa importante anche su Livorno, cioè quello che abbiamo tentato di fare, l'ha fatto il sindaco e sono grato a lui, da Magistris, ha fatto questo gesto. Finora è simbolico per quanto comanda il governo. Adesso noi siamo stati al prefetto perché porti tutta questa roba al governo, perché noi vogliamo che a Napoli, sono 4 milioni di persone intorno a quel golfo, se c'è un incidente nucleare, capita grazie a Dio che viene fuori. Quindi ecco l'importanza anche vostra di lavorare insieme con Livorno, con tutti i gruppi qui, ma bisogna lavorare insieme, diventa davvero... Quarta cosa ed è importante, io vi dico subito, sono un uomo di parte, venendo da parte della sofferenza dei poveri, sono oggi a Rione Sanitari, non avete idea anche lì delle situazioni di difficoltà, forse da una parte ancora più difficile che non l'Africa, per il, non entro adesso in tutti i problemi che abbiamo, ma è davvero importante che capiate che sono qui e sto dalla parte dei poveri, sono un uomo di parte, ma sono anche un seguace di quel povero Gesù di Nazareth. È importante che voi lo capiate, cioè è Gesù che ha inventato la non violenza attiva, per cui capite in grazia di Dio da che parte sto, e questo mi porta alla mia fede come seguace di Gesù. Non sto qui anche qui a descrivere il perché, per come, che ci porterebbe lontano. Permettetemi semplicemente, dopo che vi ha dato già il quadro generale Manlio, di entrare invece in quello che è un problema che spesso noi non tocchiamo, il perché di quello che sta avvenendo. Come mai così tante guerre? Cioè, abbiamo detto che siamo stati alla prima guerra mondiale, che è stata qualcosa proprio oggi, quasi, ma come abbiamo fatto a sbudellare 600.000 giovani italiani, a sbudellarli nel giro di pochi, sono sbudellati vicendevolmente per conquistare Trento e Trieste quando l'Austria ce lo dava su un piatto d'argento, Trento e Trieste, ma capite, ma cominciamo a porcere tutte queste domande, abbiamo fatto la seconda guerra mondiale per finire tutte le guerre, ma volete cosa avete fatto voi, altro che finire tutte. Capite che c'è qualcosa che non va ed è importante allora riflettere perché tutto questo. Oggi davvero, Mario l'ha detto con molta chiarezza, siamo in un momento drammatico, io ho davvero paura che ci scappi qualcosa sull'Ucraina,
e che si vada a una guerra nucleare. Qui l'ha detto, ho le armi nucleari e non scherzano. E neanche noi da questa parte si scherza, basta un nulla e può partire tutto, capite la follia umana. Ma allora la domanda fondamentale è, ma perché questo? E qui dove io vorrei aiutarvi, lentamente vi do, condivido con voi la mia riflessione. Io non ho verità in tasca e dubito di persone che dicono di avere verità in tasca. È la mia lettura, se volete, partendo dai poveri come seguace di Gesù, della realtà. Cioè per me il problema delle armi è profondamente connesso a un sistema, a Napoli lo chiamiamo o sistema, e o sistema chi è a Napoli? È la Camorra. È un o sistema per me questo. Voi direte, ma perché o sistema? Ma perché è un sistema assurdo. Parlo di un sistema economico finanziario, più finanziario che economico, che praticamente permette, e qui sarò brevissimo perché ovviamente andrei lontano in tutte queste cose, ma è fondamentale guardarlo in faccia il problema. Viviamo dentro un sistema economico finanziario, più finanziario che economico, basterebbe solo una statistica per andare a capire quello che vi sto dicendo. Quando parliamo di economia reale, parlo di un tavolo che io costruisco del materiale, il lavoro, top di soldi per top di lavoro e di materiale che c'è andato dentro. Cioè i soldi dovrebbero corrispondere all'economia reale. Non è vero. Oggi cito i tecnici, io non sono un tecnico, che dicono che quello che l'uomo produce in un anno oggi a livello mondiale corrisponde a qualcosa come 60.000 miliardi di dollari. Quello che gira nelle nostre banche, quello che voi fate girare tramite quel cavolo che volete, corrisponde invece a 1.000.000.000 di miliardi di dollari. Cioè fra l'economia reale e la speculazione finanziaria c'è una diversità che va dalle 10 alle 15 volte. La crisi non solo non è finita, ma non è ancora iniziata, finché non ci crolla addosso questo buco. È assurdo questo, e non entro, lascio da parte il problema, perché sarebbe tutto un capitolo da aprire. Cosa ci sta dietro a questo buco? Questo sistema economico finanziario permette al 20% della popolazione mondiale, siamo 7 miliardi e 2 oggi, quindi diciamo 20%, diciamo 1 miliardo di persone, si pappano da soli il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il cuore del problema. Una piccola minoranza, che non è solo l'Occidente, per forse sono i ricchi cinesi, come giapponesi, come sudafricani, come i ricchi brasiliani, coloro che vivono spendendo e espandendo come piace fare a loro, sono il 20%. Gli tanti sbaffano, consumano il 90%. Siamo arrivati al punto in cui un'organizzazione